Buongiorno. Andiamo avanti con... con l'esplorazione. Si possono... tradimento. Allora. Aumenta tutte le resistenze ai danni fisici, quindi direi che possiamo metterla. Niente, oggi va così. Ci prendiamo tutti i danni da face. Allora. Marchio buono. E questa era una parete segreta, tra l'altro. Questi dopo vediamo cosa servono. Potremmo farlo anche subito. Questi ci portano nel rispettivo... nella rispettiva parte del... adesso non ce lo fa vedere, ma ok. Nella rispettiva parte delle due lune. Questa mappa è tutta specchiata. Allora,
grano. Allora, questo serve per salire. E poi dopo avremo bisogno di una piccola deviazione, diciamo, per aprire questa porta segreta che si vede. Vediamo solo se non ci sono... No. Ok. Le 800 lacrime. Ancora ad aprire, ci siamo arrivati, proseguiamo. E si torna su. Ok, ce ne manca uno. Oh.
Sono troppi. Siamo mai andati, tra l'altro, quindi potrebbe essere un'idea. Questa era la scorciatoia. Arriverà. Si torna. C'è solo lui che spara. Mi sa di sì.
Allora, per passare di là... posso quel meccanismo da quella parte. Dovremmo arrivare da quella parte comunque. Io qua sono impazzito perché se vedete ci sono tutte queste lanterne che si possono accendere o spegnere, anche gli specchi si possono rompere o tenere non rotti, diciamo. Questa cosa io sono impazzito perché dall'altra parte, ah, c'era da fare questo, dall'altra parte trovate gli specchi che non, a volte quelli, trovate una stanza simile in cui quelli che lì sono rotti non sono rotti e viceversa, quindi sembra quasi che ti devi girare l'intera mappa a rendere speculari le due parti delle due lune, no? Che dicevamo che sono appunto simmetriche. Ed è quello che ho fatto. E sono impazzito perché alla fine non serviva niente. Uccidiamo lui tanto. Non ci uccide lui però. Anche qua ci
sarà da passare da un'altra parte. Quindi io mi sono girato tutta la mappa con tutti questi specchi e guardavo se fossero speculari rispetto a quelli della parte di sopra o meno. E c'è stato da impazzire davvero. Eccolo lì. Ragazzi, finalmente l'ultimo simbolo che si trova in questo specchio. E voilà. Abbiamo trovato tutti i simboli nascosti e la conferma è che la campanella suona 3 volte per la prima volta. Allora, abbiamo un po' di posti da Allora vediamo quanto ci mettiamo nel far così. Su e poi ok. Non è facile, vediamo. Abbiamo fatto. E qua c'è un altro inginocchiatoio, molto bene. Qua stanza singola, no? Ok, c'è un'altra genere di scorciatoia. Ultimo seme di cera. Oggi possiamo tornare a fare quella cosa. quella censura al seno di quel signore. Vabbè. Allora, cominciamo a vedere cosa c'è di qua. Forse è meglio. No! Non possiamo tornare indietro. Vabbè, andiamo, guardiamo cosa c'è. Eccola. Specchio si rompe. Volevo solo controllare che non ci fosse niente, magari anche qua. Ok. Prima di proseguire. Esatto.
Io sono impazzito letteralmente per vedere cosa ci fosse di nascosto, perché era strano vedere due stanze simili, una con gli specchi piccoli, diciamo non rotti, quello grande rotto, e una stanza speculare nella parte speculare della zona, quindi era chiaro che ci fosse nascosto qualcosa, però nonostante girando tutta la mappa non è servito a niente. Ma se ci ricordiamo cosa diceva la prima lettera maledetta, diceva: il primo passo è cercare lo specchio più grande, prostrarti davanti al tuo riflesso. Quindi noi lo facciamo semplicemente tenendo premuto il tasto giù. Voilà. Abbiamo ricevuto la seconda busta chiusa. Ora proseguiamo nella nostra esplorazione e ricerca. Di lui ce ne freghiamo. Un altro marchio. E qua. Ok. Arriviamo da questa parte. Piccolo scorciatoio. Allora, dove vorremmo andare? Allora, ci manca questo pezzo qua, che probabilmente si arriva da qua, sì, che è quello che ci manca. E poi ci manca questa. Ci manca questo pezzo. Adesso vediamo come farlo. Allora, per poter arrivare in quel punto abbiamo bisogno della piattaforma lì, ma noi non possiamo risalire. Quindi dovremmo fare un giro un po' più articolato. Allora, dobbiamo arrivare qua. Quindi dobbiamo. Ok, c'è il modo. Cominciamo tornando su. Dobbiamo scendere. Ma allora, beh, arrivano da tutte le parti. Poi saliamo. Riprendiamo questo. E da qua dobbiamo fare tutto un giro. Però facciamo. Non ho aperto. Ho aperto la shortcut. Ok, apriamo prima la shortcut. Dobbiamo arrivare là, quindi no. Prendo questo, vado di là. Ok.
sopra. Ah già, loro non si possono saltare. Ok, là in alto ci sarà la shortcut che volevamo. Non l'abbiamo mai aperta. Ok, adesso quindi... Da qua basta salire. Se ce la facevamo anche senza, tranquillamente. Sì, però vabbè, abbiamo aperto tutto. Meglio. Così adesso abbiamo più... Ok. Abbiamo la mappa completamente aperta ora. Eccoci qua. Dicevo, eccoci qua. Ultimo bacio fervente. Molto bene. Ora, prima di tornare lì, andiamo a consegnare tutto ciò che abbiamo preso. Cominciamo dai semi di cera, magari, così... Allora, tra l'altro mi sono accorto che l'NPC dovrebbe essere tipo qua. Ok. Eccolo. E noi piantiamo tutti i semi di cera. Che... From every seed a sister of wax shall sprout. Call upon them all to have mercy on my... Ok, adesso ovviamente non si vedono, ma basterebbe uscire e rientrare per vedere che è stata evocata una sorella. Questo si può fare per tutte, ma noi piantiamo tutti i semi direttamente. From a call. From call. Siamo quattro. Call. Cinque. E l'ultimo. E lui ci confermerà che abbiamo finito la quest. My child, you are now free from punishment. My body will melt and become one with this high tower that you can see from afar. And I will watch you from its battlements. Go with the sisters. My child, penitent one, pray, take this token of gratitude. Memoria di Cesario. Blessed be your heart. Se non usciamo, rientriamo. Lui non c'è più. Abbiamo finito la sua quest. Ok, fatto questo.
Andiamo a consegnare le... Mancava il bacio ancora. La lettera che poi vedremo, il bacio. Ci siamo. Dovrebbe essere l'ultimo, no? Eccolo. Full of ignorance, by virtue of my assistance and steely divine will, your father has reached its maximum capacity. You are free to go. Take your ungrateful steps elsewhere. E noi lo faremo. Ma non è finita qua con lui. Perché se noi andiamo dall'NPC che ci toglie la colpa. There are few sins more heinous than that of falsely proclaiming oneself immaculate and a saint of the miracle. Take this key and open the chambers that this usurper of holiness guards. Chi sarà mai questo profanatore della santità? Intanto. So be it. The sacrament now go. Quindi torniamo da lui. Vediamo cosa custodisce. Vi ricordate cosa c'è scritto nel bacio fervente? Che lei era la più divina, la più maestosa, doveva liberarsi delle altre. Abbiamo aperto questa porta. Ed eccole. Si è liberata delle altre. E noi adesso l'abbiamo sgamata. E nessuno vuole più starle vicino. What have you done? My secret? My secret has been unearthed. I wanted to be the only one who would offer comfort to so many helpless people. Only I could be the true one. The others, they wouldn't let me. They claimed I was not saintly enough. What have I done? Oh, my parishioners, where are you? Forgive me, penitent one in righteousness. Before your feet, I prostrate myself, O penitent one. I feel absolution in the abyss that is your silence. Non proprio. May my gratitude to you be everlasting. Now, it is I who shall prostrate myself before all the parishioners as a sign of my deep and sincere repentance. Ci ho messo poco. Ok, ha aumentato ancora il nostro fervore. Questi sono anche quei piccoli segreti in cui non quando finisce la quest dell'NPC, poi in realtà c'è ancora un piccolo spazio per un ulteriore upgrade. Ora volevo provare a vedere se finalmente il signore in gabbia si sente in colpa per aver derubato lui, se lui se ha qualcosa da dire. I may have something for you. Oh, so many. Ancora niente? Ah, ok, perfetto. You have acquired the last of my goods.
Vediamo se adesso però non c'è altro. Vediamo uscendo e rientrando se. Non c'è altro. Parliamo. Ancora niente. Ci torneremo anche da lui. Poi andiamo a vedere le sorelle che noi abbiamo liberato, se possono sbloccarci l'ultimo pezzo, diciamo. Sorelle. Sì. Abbiamo finito anche questa quest. Sisters, forever grateful journey. Very far, very far. Allora, se l'abbiamo usata, le memorie sono ancora da consegnare, ma vediamo se è già giunto il momento. Eccola. Lo scultore ha prodotto la statua. Quindi andiamo a trovarlo. Lui non c'è più. Ha concluso la sua missione. Ma c'è sua figlia. May the miracle watcheth over you. My name is Venerada, daughter of Master Montagnes. My father now rests his weary back and tired hands in the light of the everlasting mercy of Our Lady. May the miracle offer him shelter in his well-earned glory. Following in his footsteps as an apprentice of the beautiful craft, and in gratitude for the help you offered my father in completing his last and most momentous piece of work, I offer thee my services in carving your altarpieces. It is as he would have wished. Eccola. I am possiamo consegnargli il ricordo di Cesareo. Tenere un'altra statuetta. I have carved. Vediamo quante ce ne mancano. Ah, qua una sola, qua ce l'abbiamo, qua una sola, qua tre. Ok, ce ne manca qualcuna, non tantissime, ma qualcuna ci manca. Poi è rimasto uno scrigno. Andiamo a prenderlo. Facciamo prima di qua probabilmente.
Niente di che. Allora, quindi possiamo levare lo scrigno da qua, ci eravamo dimenticati, e poi torniamo qua dove avevamo iniziato la quest, se così si può chiamare, dei simboli. Questa è la conferma che la quest è finita. Possiamo guardare quel numero salire, quel numero di lacrime per un bel po'. E quindi possiamo togliere... Possiamo toglierci tutte le spese che dobbiamo ancora fare, in particolare, guardate quanti, l'ultimo marchio che vende questa signora. You put. You have acquired the last of my wares. I offer you my deepest respects. There are no more. E non ce n'è più nessuno. Infatti, se torniamo, lei proprio non c'è più. Bene. Fatto questo, andiamo a vedere giusto se. Cambiato qualcosa, ma non credo, perché dobbiamo ancora consegnare l'ultimo potenziamento per le pocette. Beh, lei ormai è... Only the miracle. Eccolo qua. Questo è l'ultimo segreto. Se voi consegnate a lei cose sempre con il calice del sangue pieno, alla fine lei, quando non si potrà più far salire la salute massima con lei, potrete fare un nuovo sacrificio e aumentare la salute per l'ultima volta. Ora... c'è ancora un pezzo che non abbiamo esplorato. Già che ci siamo, vediamo cosa serve. Siamo qua. Prima della fine delle due lune, facciamo tutto. Se è possibile. Andare. Oh, non avevo il doppio salto. No, aspettiamo. Ah sì,
Eh no, non si può ancora andare, mi sa. Vediamo se riusciamo in qualche modo, ma non credo proprio. No. Però giusto, è vero, dovevamo ancora, perfetto. Quindi anche qua si può. C'è ancora più sopra. Beh. Direi che lo possiamo prendere. Terzo livello anche di Sarmiento Centella. Centella. Bene. Le armi sono tutte potenziate al massimo. Qua proviamo ad andare, vediamo cosa c'è. Una scorciatoia. Un'altra scorciatoia. Molto bene. Vediamo cosa. Ah, sì. Sì. Ok. Vediamo cosa ci attende. Frammento di cristallo. Non era qua? Era il separatore. Qualcosa. C'era un questo. Proviamo un attimo. Ah, ok, è qua. Perfetto. Abbiamo liberato un'altra shortcut. Niente di che. Bene, andiamo a consegnare quello che abbiamo trovato alla signorina della vita. E anche con lei abbiamo finito. Ah, l'angiolettino delle che vedete che adesso c'è in ogni inginocchiatoio perché abbiamo completato la quest dello scultore. With this crystal. Eccoci qua. One more mark on thy vials would crack their surface and contaminate their blood. E quindi lei è finito qua. Prima di proseguire, magari possiamo dare un'occhiata alla seconda busta. Ecco. Qua potete leggerla se volete.
Però c'era un posto in cui appena siamo passati lì, nei primissimi episodi, c'è stato un lamento incredibile. E anche guardando la mappa si può vedere che questo posto si chiama Profondo Lamento, quindi la sporgenza di cui lui sta parlando è esattamente questa qui. Abbiamo acquisito la terza parte. Posta chiusa. Una vecchia campana che giaceva in pezzi. Quindi sostanzialmente ci chiede di trovare una campana che non si rompa, a cui possiamo dare molti molti colpi. E l'avevamo trovata. L'avevamo trovata. E dove c'è la faccina più a destra? Innanzitutto possiamo già levare magari questa. Ok, andiamo. Vi ricordate? Che questa non si... eh? Eccoci qua. Un'altra busta chiusa. Questa è difficile. Una volta sostato il suo cranio, devi rifarlo altre due volte. Sostanzialmente sta parlando del fatto che la mercante quella lì nella città, nella parte più ad est, ha un teschio scolpito sull'insegna, e quindi una volta sostato sotto la sua insegna bisogna farlo altre due volte. Non è facile, assolutamente. Poi l'ultimo pezzo di lettera. C'è un bel po' di disperazione. Non si aspetta il perdono. La fresca brezza marina mi consolerà e mi darà la forza per farla finita. Qual era il posto dove abbiamo trovato una fresca brezza marina? Cominciamo a levare questo. Sembra abbastanza marina come brezza questa. Seguiamo i passi dell'ultimo senza nome. Lui si è buttato. Abbiamo spezzato la maledizione. Ottenuto l'ultima preghiera. Bene. Abbiamo fatto quasi tutto. Ci manca solo che lui ci parli. Vediamo se adesso
ci dice qualcosa di più della sua storia. Che è una di quelle cose che vorrei proprio fare. Darci un voilà. Non c'è niente. Oh, so many. Vabbè, vediamo se magari dopo la fine delle due lune ci parlerà. Per ora noi finiamo qua oggi. La prossima volta inizieremo con il boss e tutta la parte finale. A presto.